concludiamo un quattro giorni della presenza del nostro Vescovo nella nostra comunità. Ha vissuto con noi l'esperienza della preghiera, della visita dei malati, dell'incontro con le persone, incontro con le associazioni, con le catechiste, con il coro, con le persone che incontrava lungo la strada. Ha vissuto l'esperienza della vita della nostra comunità. Oggi conclude questa esperienza con la preghiera, per noi e con noi. Alla tradizione della memoria
del padre, del primo vedovo. Questo sacerdote, che è un po' l'orgoglio di questa comunità, ma anche l'orgoglio della Chiesa, ha lasciato un segno. E vedo che molti ancora si sentono spinti da questa testimonianza di questo sacerdote. È una comunità che è ricca di spazi celebrativi e pastorali. Chiunque viene qui e vede questa bella chiesa, vede questi spazi intorno, vi si riempie il cuore di gioia nel vedere quanta opportunità c'è a servizio di tutta la comunità. È una comunità che dopo il cambio del parroco l'anno scorso si sta riorganizzando. Non è semplice per un sacerdote passare da una comunità all'altra, e invece bisogna stringersi attorno al nuovo parroco per sostenerlo, per incoraggiarlo, per aiutarlo a capire la situazione in cui si trova, perché ogni situazione è diversa e un parroco non può di testa sua imporre le sue idee, no, ma deve essere aiutato a capire in una collaborazione che è al servizio della comunità, che è variamente articolata e che appunto si manifesta come comunità viva e dinamica, dove tutti collaborano al progetto di Dio. Occorre riorganizzare il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici secondo le indicazioni della diocesi. Una volontà e la competenza dei laici, che siete voi, che siete la maggior parte della Chiesa, e ognuno di voi, in forza del proprio battesimo, deve collaborare al Ministero della Chiesa. Come? È un discorso da fare insieme al padre, deve riconoscere i doni e i carismi di ognuno, perché questa barca possa camminare insieme. E ancora, in questa organizzazione, in questa collaborazione dinamica, attenzione, noi agiamo non da padroni del nostro piccolo spazio, ma da umili servitori e ministri del Signore e dei fratelli. Vedo due urgenze in questa comunità, tra le tante, ma due in modo particolare. La prima è la pastorale familiare. Occorre organizzare un percorso, un aiuto alle famiglie, non solo ai bambini. È un discorso un po' particolare. Il servizio ai bambini diventa difficile. È superfluo se non c'è una pastorale familiare adeguata. E in secondo luogo la pastorale giovanile, l'ho accennato prima ai genitori. Purtroppo è difficile oggi lavorare e stare con i giovani, ma qui vedo che c'è bisogno di mettersi insieme, di riflettere e decidere come stare accanto ai ragazzi, ai giovani, perché possano crescere serenamente secondo il Vangelo del Signore. Con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Ti renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Il Signore risorto renda attenti i vostri cuori alla sua parola,
perché possiate camminare sulla via dell'amore. Amen. Lo Spirito Santo vi ricolmi dei suoi doni e illumini i passi del vostro cammino di fede. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E ringraziamo il Vescovo per questi 4 giorni, un applauso. Ecco, ringraziamo chiaramente anche il Comitato di Sant'Antonio.